Il consigliere di Forza Italia Simone Beretta traccia un bilancio dell'operato della giunta Bonaldi riguardo la viabilità e il decoro cittadini. Io credo che ormai quando ci si avvicina alla fine si tirano un po' le somme. Una cosa che ha deluso me e credo abbia deluso molti cittadini è proprio la questione della viabilità. Le barriere architettoniche sono all'anno zero, le ciclabili sono all'anno zero totalmente insicure, e questo perché non si vuole mai prendere in considerazione l'unica opportunità per poterle sistemare, che è quella di fare molte strade a senso unico, perché diversamente non si hanno alternative, non si risolvono i problemi. Le periferie sono come sono, e il centro storico, che pensavo potesse essere ultimato anche nei marciapiedi, con dei marciapiedi fatti bene, non certamente di catrame, sono all'anno zero. I cimiteri a volte sono spesso disordinati, se non nei momenti di punta. Potrei fare un elenco, e questa cosa qui evidentemente trova il tempo che lascia il tempo che trova. Cioè. Buche e asfalti a parte, che di recente sono stati attenzionati grazie anche alle disponibilità economiche stanziate a bilancio, per il forzista l'operato è da bocciare. E a sostegno della propria tesi aggiunge i ritardi riguardo la manutenzione del ponte di Via Cadorna. Se per avere un progetto sul ponte di San Bernardino, che viene in crema, servono 3 anni, io credo che qualcosa da rivedere. Questa giunta avrebbe dovuto farlo per tempo, il suo comandante avrebbe dovuto evidentemente prendere qualche contromisura rispetto al nulla che invece abbiamo dovuto avere. Per il consigliere la giunta non è stata in grado di utilizzare le risorse a disposizione, ma soprattutto si è fatta trovare impreparata dal punto di vista progettuale.